Ciao a tutti cari amici e ben ritrovati con la mia rubrica Il calcio è sempre più donna, pronosticando. Finalmente, dopo svariati tentativi, sono riuscita a trovare l'incastro perfetto per la nostra bolletta, giocandola così con un margine di errore. Devo dire che questa strategia ha pagato, quindi strategia vincente. Possiamo anche attuarla in questa 21esima giornata. Le gare che andrò ad analizzarvi sono Roma-Empoli, Sassuolo-Inter, Udinese Juventus, Chievo Napoli. A chiudere questa 21esima giornata del campionato della massima serie, la sfida di San Siro delle 20:45 tra Milan e Parma. Partiamo subito invece con la sfida che andrà in scena sabato sera alle 20:45 tra Roma ed Empoli. Da una parte abbiamo la Roma di Rudy Garcia che arriva ad un ennesimo pareggio, un pareggio che frena la squadra giallorossa per questa rincorsa allo scudetto. Una squadra che al momento, devo dire, nonostante la seconda posizione, per gli obiettivi prefissati e per il mercato effettuato, ha un po' deluso le aspettative. Secondo me l'anno scorso era molto più forte, era molto più compatta come squadra, però naturalmente è un personale giudizio. Dall'altra abbiamo l'Empoli di Sarri, che arriva da una sconfitta casalinga contro l'Udinese, un Empoli che, come ben sappiamo, ha come obiettivo quello della salvezza, quindi la possibilità di poter permanere nella massima serie, quindi sta cercando di partita in partita di riuscire a strappare un punticino qui e là per poter raggiungere quindi la quota salvezza. Andiamo a vedere un po' le quote per questo match. La vittoria della Roma è data a 1,42, il pareggio a 4,25, la vittoria dell'Empoli a 8, l'under a 2,05, l'over a 1,70, gol a 2,05, no gol 1,70. Io direi che questa è una sfida che la Roma non può perdere se vuole veramente insidiare lo scudetto alla capolista, quindi direi di giocare un bel 1. Adesso andiamo ad analizzare anche Sassuolo-Inter. Da una parte abbiamo il Sassuolo di Eusebio Di Francesco che, come vi dicevo, non era partito benissimo in questo campionato, basta pensare al 7-0 rifilato da parte dell'Inter a San Siro, tra l'altro stesso risultato dell'anno precedente. Ricordiamo che il Sassuolo ha la sua seconda permanenza in Serie A, quindi è un Sassuolo che è cresciuto di partita in partita, anche se al momento ha un periodo di, se vogliamo chiamarlo, di flessione. Dall'altra abbiamo l'Inter di Mancini, che si sta impegnando molto in questo mercato di riparazione, tra l'altro mercato che si concluderà alle 23 del 31 gennaio, ma un mercato che ha portato sicuramente degli ottimi acquisti, ma al momento siamo ben lontani dagli obiettivi prefissati, perché si parlava di Europa League, addirittura di Champions, ma al momento siamo davvero molto lontani da tutto questo. Adesso è vero che il girone di ritorno è appena cominciato, siamo alla seconda giornata, quindi è il girone di ritorno, però un Inter davvero che deve impegnarsi e soprattutto costruire in fretta un'identità di gioco. Andiamo a vedere un po' le quote. La vittoria del Sassuolo è data a 2,85, il pareggio a 3,30, la vittoria dell'Inter a 2,45, l'under 1,80, over 1,80, gol 1,73, no gol a 2. Quindi anche qui l'Inter non può fallire, però io in questo caso mi giocherei un over 1,5, quindi almeno 2 gol. Un'altra gara molto interessante è quella tra Udinese e Juventus. Da una parte abbiamo l'Udinese di Andrea Stramaccioni, che arriva da un'importante vittoria in trasferta contro l'Empoli, 3 punti importanti che la rilanciano per un posto in Europa League, scavalcando così anche le milanesi. Dall'altra abbiamo invece la Juventus di Massimiliano Allegri, da sola, quindi solitaria in vetta alla classifica, e reduce un'altra importante vittoria contro il Chievo per 2-0, una Juve che ha tutti i requisiti per poter vincere questo scudetto, che sarebbe il quarto, anche se poi naturalmente nell'ambiente e in tutta la tifoseria, la dirigenza, si aspira a qualcosa di più, si aspira alla Champions, perlomeno arrivare ai quarti di finale. Andiamo a vedere un po' le quote per questa sfida. La vittoria dell'Udinese è data addirittura 8, il pareggio a 4, la vittoria della Juve 1,45, l'under 1,80, over 1,90, gol a 2, 1,73 il no gol. Io direi per questa partita di giocare la vittoria quindi della Juve, quindi alla Friuli farà di tutto per poter continuare la sua striscia positiva. La prossima gara invece è quella tra Chievo-Napoli, gara secondo me molto insidiosa. Da una parte abbiamo il Chievo di Maran, che sta cercando, quindi con il coltello tra i denti, di poter anche esso acquisire più punti possibili per arrivare a una salvezza, possibilmente anche una salvezza tranquilla, visto che nelle ultime due annate è sempre stata lì sul filo di rasoio
fino all'ultimo istante. Dall'altro abbiamo il Napoli. Il Napoli di Rafa Benitez che dopo la vittoria in Supercoppa con la Juventus pare aver trovato una certa continuità. Un Napoli che vi dicevo nello scorso video che quando pare aver acquisito la continuità scivola, però devo dire che in queste partite si è comportato molto bene. Nonostante la vittoria al San Paolo contro il Genoa ha generato una serie di polemiche per decisioni arbitrali. Andiamo un po' a vedere le quote. La vittoria del Chievo è data 5,50, il pareggio 3,60, la vittoria del Napoli è 1,65, l'under 1,80, over 1,90, gol 1,92, no gol 1,78. Qui è molto insidiosa, come vi dicevo, anche perché il Chievo deve cercare di strappare punticini proprio in casa propria e poi perché è la bestia nera dei partenopei. Quindi io qui vi consiglierei di giocare un bel over 1,5, quindi almeno due gol. L'ultima match che vi vado ad analizzare è una sfida delicatissima, è quello tra il Milan e il Parma. Il Milan di Pippo Inzaghi che arriva da un periodo davvero buio, cioè buio pesto in casa rossonera, si stanno muovendo anche loro quindi per quanto riguarda il mercato di riparazione. Adesso è arrivato anche Destro che pare potrebbe dare un buon apporto quindi a questa squadra che al momento è parso un po' allo sbando, è uscito anche dalla Coppa Italia, trofeo a cui teneva tantissimo visto che è dal 2011 che il Milan non mette un trofeo nella propria bacheca e pare che siamo, nonostante Galliani e Berlusconi hanno ribadito la fiducia a Pippo, però mi sa che questa è una gara dove non può sbagliare perché anche lì rischierebbe parecchio. Dall'altro abbiamo il Parma di Donadoni che sta vivendo un periodo davvero drammatico, abbiamo quindi questo Parma che sta passando di mano in mano per quanto riguarda la dirigenza, non si capisce chi sono i proprietari, poi c'è stata la rescissione del contratto con Cassano, ha rescisso il contratto, altri giocatori che pare vogliono intraprendere la stessa strada, un Parma che è ultima in classifica e tra l'altro visto che gli stipendi non pagano da luglio potrebbero già ad incorrere ad ulteriori penalizzazioni, quindi una sfida davvero delicata. Andiamo a vedere un po' le quote per questo match. La vittoria del Milan ha dato 1,57, il pareggio a 3,85, la vittoria del Parma a 6, l'under 1,83, l'over 1,87, gol 1,87, no gol 1,83. Allora, viste le quote sarebbe da dire la vittoria del Milan perché a San Siro dice non può sbagliare anche questa, però visto come sono andate le ultime partite io anche qui vi consiglierei di giocare un over 1,5, quindi almeno due gol. Per questa settimana è tutto, io vi ringrazio per avermi seguito, vi do appuntamento alla prossima settimana e naturalmente vi ricordo che il calcio è sempre più donna. Un bacio!